Quali sono alcuni dei momenti più belli, dei suoi più bei ricordi con Nino? Ce ne saranno la tanti, vita, saranno la vita, una la vita, vita passata assieme, esatto. Ma la vita, se qui ci vogliono 60 anni, perché c'è tempo, non solo. Io non credo di arrivare a 60 anni in più, ne ho iniziati 84. Portati benissimo, tra l'altro. E poi guarda, Nino non finirò mai di conoscerlo perché è una scoperta continua. È molto vulcanico anche, no? No, non è questione di vulcanico, è questione di profondità. E quindi quando vedo i suoi film li guardo sempre con maggiore attenzione, in tante cose mi scopro, come in Per Grazia Ricevuta, mi sono scoperta 3-4 volte nei vari personaggi. E questo è molto bello perché scoprirsi vuol dire aiutarlo, aiutare a capire chi è e come gli posso andare in, come gli avrei dovuto andare incontro. C'era la ricerca del meglio, non la ricerca della statuetta, se poi c'era anche la statuetta come tanti premi che ha avuto qui a Taormina i Davide Donatello, quando a Taormina si faceva un festival fantastico, fantastico perché ecco, la gente era educata a vedere i film, quindi gli facevano vedere i film che sarebbero andati in concorso e questo era importante. E finiva la festa che ognuno aveva la sua candelina, che era un simbolo importante, perché era una luce. Cosa bisognerebbe fare oggi a Taormina per riportare la città ai fasti del Davide Donatello? Intanto a Taormina bisogna avere, visto che i greci, tutti quelli che ci hanno preceduto, ci hanno fatto dei grandi regali, perché se vengono a vedere Taormina, oltre che per la natura, per la cultura, e allora bisogna riscoprire che Taormina è una cittadina colta e far sì che la gente venga a visitarla. Per fare questo bisogna avere rispetto di quello che abbiamo.